Questo è un video contro Stefano Bianconero, uno youtuber insopportabile. Lui nasce nel 1825 e a Novara, è tifoso del Novara, simpatizzante del Novara, vede tutti i migliori anni della Pro Vercelli. Questo ti fa capire già, insomma, che porta sfiga, cioè palesemente. YouTuber. Per modo di dire, nel senso che non sa neanche tenere la telecamera, ma possiamo dire che bisogna dare anche qualche pregio, che è di origine medievali. Infatti, i suoi avi vivevano nei Castellucci. Detto questo, di calcio capisce relativamente poco, e infatti ha passato tutta la sua vita a fare interventi chirurgici e plastici per assomigliare al suo idolo d'infanzia, Rubinho. Perché Rubinho? Non lo so, però tifa Juve perché ci giocava Rubinho, giocatore che lui reputa straordinario, il miglior portiere della storia del calcio. Effettivamente la somiglianza adesso diventa veramente molto molto, anzi sono praticamente due gocce d'acqua, e sicuramente Rubinho apprezzerà di avere un fan così accanito, tanto da fare delle operazioni per assomigliare, insomma. Con l'avvento di Agnelli ha deciso di far crescere il suo monociglio, e facendolo crescere in maniera di misura, tant'è che ormai la sua fronte è abitata da muschi e licheni e funghi, soprattutto tanti funghi. Stefano è un bravissimo ragazzo, per carità, mangia come un bue, ma mangia soltanto pavesini, verdure, insomma, robe di Novara, ma mai carne, perché si sente un animale, quindi non vuole mangiare, lui dice, i suoi simili, quindi opinione rispettabilissima, ma questo è. Quindi faccio questo video per dire che è insopportabile e basta, insomma, abbiamo capito tutti che Stefano Bianconero è veramente un insopportabile vero. Ovviamente scherziamo, un video ironico, prendetela sul ridere prima che poi qualcuno pensa veramente che sia un video serio. Anzi, saluto Ste, mi andava di fare un pulpirla stamattina, quindi abbiamo fatto questo video. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.